Se vuole una educazione per la salute, per la pienezza individuale, se si crede che la salute sociale sia una funzione della salute individuale, dico salute, salute emozionale, salute in un senso di realizzazione di nostro potenziale. Se abbiamo gambe non camminiamo, se abbiamo occhi non vediamo, questo non è sano perché è nostro potenziale avere queste funzioni. Se siamo tricervellati, che siamo educati solo per avere informazioni sulle cose, non dico per capire cose, perché non si insegna tanto per capire, oggi si insegna più per passare prove, per passare test, che sono un ticket al mercato. Si insegna non solo per nel senso di istruzione, si insegna per essere persone complete, che hanno una vita intellettuale, una vita emozionale, una potenziale saggezza istintiva, una saggezza animale, che è parte della vita indispensabile. Per la felicità almeno è indispensabile questa salute istintiva. Sì, è vero che per avere una salute, come già diceva Licurgo, fondatore di Sparta, la sua idea ispiratoria, ispiratrice è stata quella all'inizio della cultura greca, che per avere una società felice si devono avere individui virtuosi. E questa è la parola di antichi. E dunque un aspetto della soluzione è l'educazione olistica, l'educazione che non sia solamente intellettuale, che non sia l'impero della ragione, imperialismo della ragione potrebbe dirsi, credo che questa idea di virtù è anche importante nel senso che oggi si dice a volte che si dovrebbe fare attenzione all'aspetto etico, all'aspetto morale, la parola abituale morale. Io credo che in questi tempi corrotti, quando la parola virtù è tanto demodé, già è come altri tempi, non si può parlare di virtù quasi. E perché? Per l'eccesso del moralismo, perché il moralismo è stato una delle manifestazioni dell'autoritarismo. Oggi c'è molto interesse nella psicologia dei neotipi che lavora con lo stesso fenomeno dei peccati, ma aveva perso tutta rilevanza alla vita la nozione di peccato. Oggi si vede che è molto interessante, si è creato un grande interesse popolare nel questa psicologia, ma era diventato poco interessante per il contesto autoritario. Tu sei un peccatore, Dio è arrabbiato con te, ti punirà. Questo contesto toglie tutto interesse a questo fenomeno delle passioni che devono essere
superate, che devono essere capite, che conosciute per lasciarle indietro. Dunque si richiede un'educazione per la virtù senza moralismi, senza la retorica normativa, non solo la retorica normativa, senza normatività. E questa era la nozione originale di virtù, quando Lao Tse scrive il Tao Te Ching, il libro del Tao e la sua virtù. Il Tao si dice a volte il cammino, a volte si dice la natura. La natura ha sua virtù. Se siamo noi sani, i nostri atti non sono danneggianti, non sono distruttivi. L'idea di che le persone sono distruttive, che è l'idea normale, l'idea acculturata, che anche Marx aveva questa idea, Freud aveva questa idea che siamo cattivi e dobbiamo essere controllati. Poche persone hanno creduto nella bontà intrinseca della persona. Rousseau è un'eccezione, ma Rousseau è il padre di tutti i rivoluzionari, meno Marx, curiosamente era troppo duro Marx. Il buddismo parla della bontà intrinseca, ma oggi è l'esperienza terapeutica che dà forte argomento che la destruttività umana, che potrebbe sembrare intrinseca, è curabile. Non sono tanti le persone che guariscono, forse perché la professione della terapia è una professione che è diventata è qualcosa che si vende nell'università. L'educazione dà capacità, titoli, dà certificati, tu sei terapeuta. Ma dire a una persona tu sei adesso un terapeuta è come dire a una persona tu sei un sciamano, un guaritore, è come dire a una persona tu sei un musicista. Non si diventa musicista senza talento musicale, non si diventa musicista senza creatività, non si diventa musicista senza un mondo interiore, non si diventa musicista o terapeuta perché si è fatto un corso e si è assistito a classi durante un certo tempo. Forse alcune persone che non hanno tanta capacità intrinseca dovrebbero tornare e prendere il corso nuovamente o continuare in un percorso più lungo. Principalmente per diventare un professionale della guarigione è preciso un percorso personale, e l'università non dà tanto questo percorso personale. La trasformazione è una discesa all'inferno. Il processo di autoconoscenza non è un processo secco e intellettuale, è un processo doloroso e ci richiede per poter sopportare il dolore di guardarsi come uno è, si richiede anche non solo la grande motivazione, ma una capacità di stare aperto, è come imparare a soffrire senza soffrire inutilmente, come che si complica la nostra sofferenza con il rifiuto della sofferenza. È un altro tema, ma dico che il problema che si educa professionisti oggi è che i professionisti non possono essere educati per un sistema troppo regolato, come
come una università. Dunque c'è molta falsa terapia, persone che credono farlo bene perché fanno ciò che si è scritto, hanno letto i libri, hanno capito le cose, ma manca qualcosa. E dunque non c'è una coscienza generalizzata che esiste la trasformazione. E somiglia questo al fatto che non esiste nella cultura una opinione generalizzata che esiste un mondo superiore. Il misticismo è molto discutibile. Non solo non si parla di amore nell'educazione, non si parla di spirito. Sono parole che si hanno usato troppo senza risultati perché, per il contesto autoritario. Dunque, educazione della virtù e educazione... Le persone che parlavano di virtù nell'antichità, Socrate, Zenone, moralisti greci, moralisti romani, erano i primi terapeuti, si dicevano essere i veri filosofi, non si occupavano di idee, ma si occupavano dell'umanità, della condizione della mente, sono pre-terapeutici. Ma questo concetto della virtù come uno stato dell'anima, come uno stato interiore, oggi è stato spostato e sostituito per lo stato, per l'idea di moralità, che è un stato di conformità con regole, con pronunciamento, con norme, con formulazione intellettuale. Tu devi fare questo, fare no. Homo, abbiamo mangiato questa frutta del conoscimento del bene e del male. Homo caduto del paradiso per questa discriminazione, che è buono, che è male. E la virtù è cosa molto diversa. La virtù viene del contrario della ignoranza, come Santo Agostino dice: il male viene dall'ignoranza. È lo stesso che diceva Socrate, è lo stesso che diceva Buddha. La cosa principale è ma che cosa è la saggezza? Che cosa è l'ignoranza? Non è il sapere. Che cosa è questa forma di capire che si chiama saggezza? Quando si dice di una persona che ha saggezza, che sa quali sono le priorità, che ha un senso per dove camminare, questo non è indipendente dal distacco. Si dice di alcune persone che hanno saggezza perché si sente che hanno qualcosa che non è completamente di questo mondo, è come un guardare dallo alto, come un guardare di una visione trascendente, come guardare con distacco. Ciò che dice Buddha non è diverso di ciò che nella cultura greca era il dio Apollo. Apollo era il che può ammazzare i mostri con il suo arco. Perché Apollo è il purificatore? Quando viene la plaga in Edipo, è Apollo che può curare questa piaga. Perché Apollo ha questo potere? Perché è la visione dalla distanza, perché il contrario di Dionisio, che è un conoscere per immersione, Apollo è un conoscere attraverso del distacco. È una visione neutra, è una visione disappassionata, una visione di consapevolezza pura. Dunque, la saggezza, il capire, la chiarezza è legata a questa neutralità, a questa imparzialità, a dispassionalità.
se si vuole virtù, la virtù non è cosa che si può imparare attraverso sapere cose. La virtù è un percorso esperienziale di dire questo non mi serve, questo non mi serve, questa non è la mia, non è la mia strada. Di distaccarsi è piuttosto come un disapprendisaggio, disapprendimento, più che un apprendimento. Bene, dunque, come sarebbe una educazione per la salute sociale e individuale? Un'educazione olistica per la completezza, una educazione che si interessa nella virtù, nel senso di questa capacità intrinseca della mente di fare bene, ma che è legata alla salute emozionale. Gli antichi non avevano questa parola, non conoscevano i disturbi emozionali, solo simbolicamente. I mostri che Apollo ammazzava erano manifestazioni di disturbio emozionale. La dispassione ammazzava le passioni. Credo che c'è qualcosa di vero in l'interesse oggi in educazione dei valori, ma la parola valore è ciò che fanno le persone che si interessano in una educazione dei valori è troppo retorico ancora. La parola valore è quasi equivalente a dire ideali. Non serve un'educazione per ideali. Abbiamo l'esempio storico, 20 secoli di l'ideale dell'amore. La civiltà cristiana occidentale, come l'ha chiamato Toynbee, la civiltà è costruita intorno all'ideale cristiano dell'amore. Vediamo il risultato. La società violenta che abbiamo oggi è la dimostrazione che non bastano con gli ideali. Gli ideali sono importanti, ma si richiede un metodo, si richiede per guarire nostra capacità di amore qualcosa di diverso. Si richiede, per esempio, l'esorcismo della malvagità. Si richiede l'esorcismo della nostra rabbia infantile, della nostra vendetta personale, perché abbiamo sofferto dall'infanzia, perché la società malata passa di generazione in generazione la sua piaga attraverso noi genitori. Genitori che ci amano tanto sono involontariamente, tragicamente portatori del virus, di questa malattia psichica, di una forma di non capire se stessi e il figli o la natura umana. Dunque si richiede, per poter amare altre cose, si richiede capire se stesso. Non c'è la possibilità di guarire se stesso sen conoscenza di se stesso. Dove è la conoscenza di se stesso nell'educazione? Io sempre dico che più grande educatore di tutti i tempi è stato, chi dicono forse? Lei? Chi dicono? Voi? Qual è l'educatore più grande di tutti i tempi? Io credo che Socrate, uno che cerca di educare le persone che lo stanno ammazzando, è molto buono. È un grande educatore. Tutti ammirano Socrate tanto, ma non si mette in pratica la prima cosa. Per Socrate non era un imperativo dell'educazione solamente conoscersi a se stesso, ma della vita. Non vale la pena una vita non consapevole, non esaminata, come dice. Dunque,
La consapevolezza dovrebbe essere prioritaria nell'educazione se si vuole persone più benevole, più amorevole. Ma da un punto di vista di ingredienti, di curriculum, quali sono le virtù? Non diciamo solamente i valori, diciamo i virtù. Al di là di dire che l'educazione dovrebbe interessarsi nella virtù, ma particolarmente quali virtù? Le persone che parlano di valori enumerano alcuni valori. Io credo che basta con sei virtù. Credo che con sei ingredienti si può preparare una panacea. Sarebbe sufficiente se l'educazione educasse per la pace interiore, la capacità di stare bene senza fare niente. La capacità del dolce far niente. Si parla tanto del dolce far niente e si pratica tanto poco. Pascal diceva che la maggioranza dei problemi del mondo, diceva, quando il secolo XVII, diceva, perché le persone non possono rimanere in silenzio nella sua camera, che creano problemi, non stanno in pace. Chi ha pace può entrare in sé, può entrare nel yoga, la disciplina del yoga induista, la definizione di Dio è ciò che si incontra quando si entra nella pace, quando si entra nel centro della coscienza. Questo è il divino, l'entrata è la pace, la capacità di solo stare, di sola presenza. È un grande antidoto di molte cose il non fare, non complicarsi. Un'altra, la conoscenza di sé. Si può dire che è una virtù. Comincia la conoscenza di sé, comincia con interessarsi in sé. Quando fu tan profondamente colpito Freud, quando visitò una rappresentazione di Edipo. Edipo, si dice? Edipo? Freud, quando ha visto la rappresentazione dell'Edipo re di Socrate, di Sofocles, è stato molto impressionato, ma la formulazione, la traduzione del suo vissuto è stata la formulazione del complesso di Edipo. Io credo che lui ha spostato il suo interesse, che è un'altra cosa che lo ha colpito. No, il parricidio. È vero che Freud era un grande ammiratore del suo padre, che ho perso la conoscenza nel giorno della sepoltura del suo padre. Aveva un problema di non riconoscimento della sua rabbia con il suo padre in vita, per rispetto eccessivo. Freud aveva qualcosa con il padre questo si può apprezzare in sua opinione che siamo tutti parricidi in potenza, che se gli esseri umani potessero essere liberi tutti ammazzerebbero suo padre. Io credo che è un po' esagerato, qualcosa di vero, ma c'è molta rabbia con il padre, peccati di omissione del padre, non solo per l'autorità, per la
non sempre il despotismo paterno visibile. Io credo che ciò che ha colpito Freud è che Edipo voleva sapere la verità. Anche quando era pericoloso per lui, perché Tiresia aveva detto che sei tu. Tu hai ammazzato. No, come? Sì, io sono andato lontano dai miei genitori. Ma dopo viene l'informazione che lui non era veramente il figlio dei apparenti genitori. Sì, poco a poco è come il primo giallo della storia, questo, la tragedia di Edipo. Poco a poco si viene, capisce come è accaduto il crimine, come il criminale era Edipo stesso, che quando si è incontrato con suo padre senza sapere chi era il padre, ha accaduto questa scena. Era affascinato Freud perché questo è la ricerca interiore, una ricerca che dice anche se sono io il colpevole, io voglio sapere. Io voglio sapere al di là della vita e la morte, una voglia di verità disinteressata. Dunque, la ricerca della verità è un grande dono, è una vocazione, è già il comincio di una virtù. E chi entra in un percorso di autoconoscenza, chi conosce qualcuno che lo aiuta a capire la sua vita, la sua personalità, le sue circostanze, entra in un percorso affascinante ma doloroso, come Dante con Virgilio nella Divina Commedia, attraverso gli mondi. Dunque, una virtù, l'autoconoscenza, l'interessarsi in capire, la voglia di capire a se stesso. È questa una virtù che deve essere nell'educazione, la pace e l'autoconoscenza. E al di là di questo solo i tre amori. Siamo tre cerebrati, ma dentro di noi la parte padre, la parte madre e la parte figlio di noi hanno una qualità di amore diversa. L'amore istintivo è l'eros. Il famoso Eros. Gli antichi non avevano una nozione, nella religione antica non c'era l'amore cristiano. I dei dei greci non erano compassionevoli, erano pericolosi di incontrarli. Se uno si incontrava con i dei greci non si interessavano molto alle persone, agli umani. È l'amore di Ovidio, è l'amore è Eros. E l'Eros aveva una dimensione sacrale. I greci avevano questi monumenti, Erme, i monumenti di fallici, che è prova che la sacralità è ancora vivente di una religione molto antica. Dunque, l'Eros non bisogna essere educato, ma bisogna essere liberato. Tante persone nel mondo dell'educazione hanno parlato di educazione emancipatoria. L'educazione Gandhi, per esempio, la finalità più alta della vita è la liberazione, e l'educazione come mezzo di liberazione. In Europa, forse, più eloquente è stato Adorno mette l'enfasi nell'educazione emancipatoria perché ha molta coscienza del male collettivo e della gabbia che è la mentalità ordinaria repressiva. Dunque la recuperazione dell'aspetto emancipatorio dell'educazione sarebbe qualcosa come l'espirito dionisiaco. Nietzsche era qualcosa come un apostolo di Dionisio. Nietzsche diceva che
la cura di una civiltà cristiana fossilizzata, degenerata, era lo spirito dionisiaco. Dionisio è il liberatore, è un liberatore di che cosa? Che cosa libera? Non solamente il piacere, si associa molto al piacere Dionisio, ma questo è superficiale, è piuttosto l'arrendersi. Lo spirito dionisiaco è lo spirito di arrendersi con fiducia a ciò che fluisce da se stesso. È come il concetto del Tao nella Cina, arrendersi al Tao, alla legge del cielo, solo che è percepita come legge della natura qui, della natura interiore anche. Lo spirito dionisiaco sarebbe un antidoto allo spirito eccessivo di controllo. Si capisce convenzionalmente la pazzia come discontrollo. Il discontrollo sarebbe pazzesco. Non si capisce che il controllo è una forma di pazzia anche. È come stare in una gabbia quando la vita è lì, potenziale libertà. Come non si crede nella democrazia, che sarebbe troppo caotica la democrazia politicamente, non si crede nella libertà. Nessuno crede interiormente nella sua liberazione, di arrendersi del controllo. Dunque, credo che questo amore primitivo, istintivo, che non bisogna essere educato, dovrebbe essere un aspetto dell'attenzione che dà l'educazione, perché senza l'amore delle persone per se stesse non c'è felicità, non c'è la base che si necessaria per avere amore all'altro. Questo precetto cristiano, ama il prossimo come a te stesso. È vero che l'amore prossimo refluisce come un fenomeno di rebalse, come una fonte che ha sufficiente acqua e cade, trabocca. Sì, l'amore delle persone, la condizione sana di amore delle persone per se stessi trabocca in amore al prossimo. Ma se non c'è questa base, se non c'è questa salute organica, salute animale, non si può andare avanti con questo precetto cristiano. Secondo livello è l'amore al prossimo. È una virtù, ma come diceva, una virtù che è potenzialmente nostra natura, ma è bloccata perché non c'è la base dell'amore per se stesso, perché è contenuta e antagonizzata dentro di noi per la distruttività nevrotica. E l'amore, io dico che non, al di là del eros e caritas o eros e agape, c'è un'altra dimensione dell'amore, l'amore che i greci chiamavano filia. Aristotele parla molto dell'amicizia. Qual è l'amore nell'amicizia? Che forma dell'amore si manifesta nell'amicizia? Non è tanto l'amore personale, è amore a valori. Sentiamo che alcune persone, abbiamo un apprezzamento, abbiamo rispetto a alcune persone perché incarnano valori. Sentiamo, senza essere consapevoli, sentiamo che qualcuna persona vi interessa. È come se la vita è una scuola in cui uno sta imparando valori per osmosi, le persone che hanno più presenti questi valori. Dunque nel precetto cristiano è ama al prossimo come a te stesso e a Dio. Ma Dio non, Dio è una parola
In più, si può chiamare di molte forme il divino. I taoisti non parlano di Dio. Lao Tse nel Tao Te Ching dice che il Tao è la bisnonna di Dio. Il Tao, la verità profonda, dice, dire che la nonna di Dio è come dire Dio è come si presenta il mistero a noi che siamo qui. Il cristianesimo antico anche diceva qualcosa di simile. La teologia negativa, Dionisio Areopagita, diceva Dio può essere un ostacolo fra noi e il divino. L'idea che abbiamo di Dio è un pregiudizio. Il livello più profondo dell'esperienza mistica, più come un non sapere che un sapere, la parte di noi che vuole sapere non è attiva. San Giovanni della Croce dice un non saper che nos deja balbuciando e un non sapere che ci lascia balbuciente. È molto bello in spagnolo perché un che nos deja una ripetizione del che come balbucia nella poesia stessa. Un non so che cosa chi nos lascia balbettando. Se abbiamo amore primitivo, istintivo, se abbiamo amore benevolente, amore empatico, amore compassionevole, e se abbiamo questo valore, chiamiamolo devozionale, che è il valore che si ha verso, l'amore che si ha verso l'aspetto valorico dell'esistenza. Non solo il divino, l'amore alla verità, l'amore alla giustizia, sono forma dell'amore. Se abbiamo questi tre amore, la pace, la consapevolezza, credo che con questo ingrediente si cura qualsiasi neurosi. Se si può sviluppare una persona completa. Lo ho dimostrato con molte parole, troppe parole per fare la dimostrazione qui, ma non è una semplice, un capriccio di dire queste sono le cose più importanti della vita. È arrivato a questa formula attraverso l'analisi delle passioni o delle forme nevrotiche basiche, qual è l'antidoto per ognuna. Due di questi antidoti bastano per ognuna dei nove possibilità, i caratteri. Il carattere di conformità inerte basta con la consapevolezza e lo spirito dionisiaco. Per lo spirito repressor basta con lo spirito dionisiaco, il Eros, e così via. Dunque, si vuole un complementare al programma di istruzione pubblica del mondo occidentale, si vuole aggiungere qualcosa vivenziale da partire di un vissuto trasformatore, io credo che sarebbe un curriculum intorno a queste sei. Cinque valori, sì. Sì. E tre amori, la consapevolezza e la pace. Io non sarebbe qui se non fosse per la notorietà che mi ha dato la creazione di un programma. Ma dire creazione è una forma di dire approssimata, perché ci sono cose che non possono essere create. Quando hanno intervistato Abrams al fin della sua vita sul suo segreto,
Qualcuno voleva sapere qual è il segreto della sua musica, signor Brahms. È una lunga storia che a volte ho raccontato, come lui ha chiesto che non sarà pubblicato la sua risposta fino a 100 anni dopo la sua morte. Adesso è pubblicato. Basicamente, e ha cominciato la sua risposta dicendo: come capisce lei quando Omero dice canta Musa le avventure di Odisseo? Che cosa vuole dire canta Musa? Musa, che cos'è la Musa? Il fenomeno dell'ispirazione. E alla fine dell'intervista Brahms dice: segreto della mia musica che non è mia musica. Per lui era un dictato. Io non posso dire che io ho ricevuto un dictato, ma il seme del mio metodo, la seme era in un periodo della mia vita che io ho chiamato il periodo carismatico, che era ispirato, guidato. E ho fatto ogni giorno che parlava o faceva, diceva cose che non sapeva che cosa usciva della mia bocca. Era come un medium, senza saperlo, non era in me questo concetto di mediumnità. È passato questo, ha durato come 3 anni, ma le cose che ho fatto in questo momento sono stato il comincio di qualcosa che è come, si è pulito come le pietre in un fiume, che si puliscono con il tempo e con la frizione. Dopo di 40 anni di sviluppare questo lavoro che ho iniziato a Berkeley negli anni 71, questi tanti anni, le cose si puliscono, si modificano, migliorano, si perfezionano. Dico che è come il computer, che si fa più piccolo e più potente allo stesso tempo. Il percorso SAT all'inizio era interminabile, dopo quando lo ho applicato alla formazione di terapeuti era un mese residenziale, è molto intensa l'esperienza di un mese senza uscire a nessuna parte nel deserto, nel sud di Spagna. Era come un viaggio marittimo, diventa molto intensa il rapporto fra le persone in una situazione di lavoro interiore. E oggi è un programma molto breve, 10 giorni all'anno, 3 anni consecutivi, un corso introduttorio, è qualcosa, un metodo che potrebbe essere importato nella formazione dei professori. Non dico che è l'unico, ma è uno che io so che funziona, è stato evaluato per persone molto esperte alla Università di Barcellona, statistiche dicono che non conoscono risultati statistici di evaluazione di niente che possa compararsi. Hanno introdotto domande sul cibo e sulle abitazioni, cose di questo tipo, per avere punteggi più bassi in alcune cose e farli più credibili ai politici. Perché la statistica che è tutto tanto alto, la evaluazione di tutto tanto alto, potrebbe essere simulata. Ha avuto un po' di astuzia il statistico per fare apparire un poco peggio e più credibile. Dunque, credo che potrebbe trasformarsi l'educazione in caso di avere volontà politica. Ma la volontà politica è stata problematica fino ora. Io dicevo, è cosa molto facile, cosa di parlare con il ministro dell'educazione di questo paese e dell'altro. E ho scoperto attraverso il tempo le grandi resistenze, e le resistenze mi fanno pensare che l'educazione è perfetta come è per la sua finalità, che è allevare alle persone a continuare della stessa maniera, di
indottrinamento, socializzazione, perché siano adatte alla civiltà malata. Non si è approvato, perché la crisi non si è approfondita sufficientemente. Forse la barca della la nave della società patriarcale deve affondare, come si dice? Affondare prima che cominci qualcosa nuova, non so. Mi hanno intervistato in Barcellona un paio di giorni fa su come sarebbe l'educazione ideale, come potrebbe farsi la trasformazione dell'educazione, e alla fine l'intervistatore mi ha chiesto: e non sarebbe meglio, invece di cercare di trasformare ciò che è, lasciarla morire e cominciare da capo, una cosa nuova? Io non so, forse Ivan Illich aveva ragione in questo, che meglio desescolarizzare e creare qualcosa nuova, non lo so. Ma se, con volontà sistemica, se l'opinione... A me interessa parlare con gruppi, mi interessa di più in più l'opinione pubblica, per una fede che tutti i sistemi politici devono essere legittimati per il pubblico. Che quando, come si dice con il fenomeno del centesimo mon macaco, conosce? Quando ci sono sufficientemente persone che capiscono bene, non può essere tanta la dissonanza tra le decisioni del potere e ciò che tutti vedono. Dunque, teoricamente è possibile il cambiamento dell'educazione, cominciando dall'educazione superiore, formando professori per un altro compito, non di istruire, ma di veramente educare, di aiutare allo sviluppo umano e allo sviluppo sociale che viene con il suo sviluppo umano. Sarebbe possibile, ma nessun politico io conosca mette il cambiamento dell'educazione in suo programma elettorale. I Verdi hanno fatto con l'ecologia, ma non si è fatto ancora con l'educazione. Anche loro che protestano dell'educazione e vanno in strada dicendo questo non va, non sanno come sarebbe l'alternativa. Non sanno che di un'educazione che ancora non esiste, un'educazione attraverso del vissuto, che è piuttosto una trasferenza di tecnologia, come si dice, del campo spirituale e del campo terapeutico all'educazione. Questi sono due tabù, è delicato, non si vuole nell'educazione né l'elemento spirituale né l'elemento terapeutico, perché sono troppo legati a forme di autorità passate. Non si vuole, vogliono lo freudiano, i dogmatici del psicoanalisi, non si hanno voluto i dogmatici religiosi, e non si capisce che la spiritualità non bisogna passare attraverso le religioni. Sarebbe molto più facile passare direttamente alle vissuti senza credo, senza dogma. Un incontro che ho avuto settimane fa con un giovane argentino che passava a Barcellona, aveva 22 anni e mi ha detto: io ho venuto al mondo con una conoscenza, io capisco alcune cose, io ricordo le mie vite passate e so, ho una informazione. Gli ho chiesto: è vero che non è molta la differenza fra il bene e il male? E l'ho provato. E mi dice: il bene è una fiducia in non spingere, lasciare le cose. Il male
e avere fretta e volere spingere perché le cose accadano più veloci. È sembrata una risposta molto interessante sulla dialettica del bene e del male nel mondo. Le ho chiesto: che pensi tu dei bambini cristallo e dei bambini indigo? Si dice oggi che nascono bambini molto speciali. Voleva sapere se questa è una retorica per sensibilizzare le persone a dare più validità alla voce delle sue, dei giovani e dei suoi figli, o è qualcosa tanto precisa come quando si dice il bambino cristallo è diverso dal bambino indigo. E lui mi ha detto: vengono al mondo oggi giovani, bambini che hanno il compito di non avere compiti. E la sua funzione è derubare tutto, e rivendicare il diritto a solo essere. E questo mi è sembrato molto interessante, perché si vede una mentalità di persone che apparentemente non si interessano a niente, non si interessano ai nostri valori, alla nostra predica, ai nostri obiettivi, e l'unica forma di capirli, da una forma di dargli vero valore, è capire che loro sanno stare, che sanno il valore di essere, e che forse vogliono insegnarvi a essere. È tanto vero che tutta l'attività della civiltà o dell'ego umano è fare, è una macchina che anda più e più veloce, che è un grande antidoto, è una grande virtù, poter fermare, poter fare niente. E questa è la base della meditazione. E solamente può capire il valore di fare niente uno che comincia a provare e capisci quanto difficile è. È più facile fare questo o quello che non fare niente. E la prima cosa che succede quando uno cerca di non fare niente è si incontra con la sua natura automatica, con sue compulsioni, con suo non potere meno che fare questo e quello dentro della mente. È un grande, anche se l'esperienza della meditazione a volte non è riuscire a meditare, come l'associazione libera nel psicoanalisi, che si diceva all'inizio della tradizione psicoanalitica, solo alla fine della psicoanalisi puoi fare associazione libera. È normale che una persona non ha la libertà di lasciare libero il suo pensiero e esprimerlo liberamente. Questo, dunque, nel cercare di non fare niente, il vissuto è guardare come non si può non fare niente, come a brevi momenti si riesce a avere una calma. A volte si deve entrare entro un pensiero e un altro per sentire che cosa è lì, come è la mente senza pensiero, come stare con sé veramente. E dunque la cosa è, può essere insegnato a bambini? Io credevo che era molto difficile insegnare a meditare a un bambino, ma il fatto che i tibetani insegnano a alcuni bambini che sono, si crede che sono incarnazione di grandi maestri. I tibetani hanno il concetto di tulku. Un tulku è uno che è illuminato
e viene, ritorna alla vita per aiutare altri. Ci sono persone come il Dalai Lama e uno che hanno un'abilità di riconoscere, i Tulku dicono, in una casa che sta nel valle, all'inizio del valle, qui e lì, un contadino è nato un figlio, questo figlio è la reincarnazione del lama famoso, questo lama che è morto settimane fa. E vanno e prendono questo bambino e lo mettono a prova. Un lama molto famoso che ho conosciuto, Chogyam Trungpa, che abitava a Boulder, in California, ha scritto un'autobiografia e racconta come è stato per lui. Gli hanno messo in mano due mala, due rosario, come si dice? Sì. Uno che apparteneva a lui in un'incarnazione precedente, e un altro che era, che somigliava, ma non era, e lui ha dovuto sapere qual era il suo. E lo fanno con diversi oggetti. Dunque è interessante come alcuni bambini sono trattati come maestri e si insegna a meditare e riescono molto bene a meditare. E uno occidentale incredulo può chiedersi, sarà che hanno questa facilità per meditare perché sono in reincarnazione, o qualsiasi bambino è aperto alla meditazione? Forse la meditazione è molto difficile per noi che siamo condizionati in un'altra forma, come è difficile per noi se uno è invecchiato troppo i giochi elettronici, ma per i bambini è molto facile. O il linguaggio, una lingua nuova per un bambino, secondo Illich, i bambini non hanno l'idea di lingue, imparano a parlare come parlano le persone intorno e possono parlare come la nonna e come la persona che aiuta di servizio, che viene di un paese slavo, e come un parente che parla inglese. E tutto è parte di imparare a parlare come le persone intorno non hanno questa attrazione che è un'altra lingua. Dunque, forse ho sentito descrivere persone che stanno sperimentando con meditazione a scuola. E sembra che piace molto alle bambini, cominciano a sentire il sapore di questo. E molti bambini hanno ricordi di perdersi nello spazio, di essere come in un altro mondo, un po' l'intuizione di aver venuto a questo mondo di un spazio incondizionato. Forse la meditazione, il non far niente è più facile per loro, anche se si muovono tanto. No, una cosa non è incompatibile con l'altra. Io ho molto poca esperienza con bambini. E la mia specialità è disfare il male nella persona già adulta che... Ma come applicarlo? Non so bene. E credo che sia importante dare espressione all'aggressività attraverso il gioco, attraverso il mezzo simbolico, bambole, come si dice, questi giochi nella sabbia che si è sviluppato, è una forma, ma è un campo aperto. Non è favorevole il fatto che si fa nella scuola, che l'evaluazione sia la. Se la scuola evalua alle persone, si richiede un non giudicare, per quando si vuole l'intimità dell'altro, si vuole una garanzia che non c'è giudizio.
come delegare questa situazione dell'esorcismo della rabbia. Forse fra studenti, fra giovani, si può creare situazioni di gioco psicologico, esercizi psicologici, dando a loro la forma di gestire ciò che ascoltano l'uno dell'altro, in gruppi di 3 persone, uno parla e tutte le altre 2 controllano un poco, o aiutano un po' l'altro, secondo alcuni, una guida teorica, una istruzione. Si può, quasi tutte le tecniche psicologiche si possono mettere in forma di esercizi semplici, come l'esercizio di raccontare la propria vita. Sarebbe un grande esercizio nella scuola, ma non è che il professore va a ascoltare la vita di tante persone, non c'è tempo, ma si può fare una cadena che il primo ascolta il secondo al terzo, e fa una rotazione. Alla fine di un periodo tutti si conoscono profondamente e hanno avuto influenza e feedback, impressione, e poco a poco si può aggiungere a questa conoscenza di come è la vita dell'altro alcune istruzioni per andare al di là con la rabbia, per esempio con il dolore, quando viene fuori il dolore nella comunicazione con un altro, quando si è imparato nella scuola a avere un ruolo come se niente succede, come se uno non è un essere vivo, quasi, solo uno che ha un ruolo intellettuale. Forse creare una rete di intimità fra studenti potrebbe essere un'arena, un campo per questo tipo di cosa. Nella reincarnazione? Come io non ho l'esperienza, io no, di ricordare una vita passata, non ho una più opinione. ciò che sì conosco è che è abbastanza comune in situazioni di comunicazione intima o situazioni terapeutiche, se tu fai un viaggio al passato non si richiede un grande terapeuta esperto, in un gruppo che le persone fanno, si aiutano mutuamente. E si descrive un esercizio con alcuni passi, è molto comune andare alla vita intrauterina, e a volte succede che le persone passano a un ricordi fra virgolette. La prima volta che mi è successo nella mia vita professionale era in Cile, il paziente in ipnosi ho cominciato a parlare tedesco e mi ha descritto essere ammazzato nella guerra, o qualcuno ha sparato contro lui era un soldato nella guerra, ha parlato un po' di tedesco, ma lui non parlava tedesco, ma lui aveva sentito il tedesco nella sua infanzia, forse questo poteva spiegarlo. Ma ho iniziato la mia spiegazione dicendo non posso dire se è vero o no, ma sì posso dire che quando si prende come vero funziona terapeuticamente. Quando una persona in una situazione di ipnosi, una situazione senza ipnosi, un esercizio regressivo, a volte in una situazione di, come si dice terapia farmacologicamente assistita, ci sono sostanze con le quali emergono cose dell'infanzia. E se una persona ricorda essere abusata per il padre, una donna che vive questo, lo vive con grande dolore, e dopo
passa il momento della regressione e si dice, ma questo è vero o no? Non posso crederlo. Sì, lo hai sentito fortemente, ma adesso che, al giorno, che sono passate 24 ore, non so qual è la verità. E Freud, all'inizio della sua vita professionale, credeva che queste esperienze erano vere, le cose che emergono dell'esplorazione terapeutica. E dopo ha avuto scontri con i genitori delle sue pazienti e non ha potuto sostenere questa teoria, per esempio la teoria del trauma delle persone isterici, che indietro della sofferenza, dei sintomi, c'erano esperienze sessuali di abuso particolarmente. Non ha potuto sostenere, ha cambiato l'interpretazione, ha inventato il concetto di immagini, screen memories, di false memorie che sono di valore simbolico. Oggi si crede che ha sbagliato Freud in la correzione della sua ipotesi originale. Tanto si vede in terapia che questo succede, si sembra che Freud non ha avuto il coraggio di affrontare i genitori dei suoi pazienti. Io ho avuto a volte questa situazione di pazienti che litigano con i suoi genitori, hanno grandi problemi perché i genitori negano profondamente. E può essere problematico. Si è iniziato anche un movimento negli Stati Uniti tempi fa di anti-freudiano e anti-terapeutico, di dire queste cose che la nevrosi implica, che comincia nell'infanzia, è un'esagerazione, i terapeutici hanno il suo mondo particolare, pieno di teorie, la vita è più semplice. È successo con Freud un po' come con Marx, passata la moda, è come se, perché era sbagliato Marx con la sua alternativa economica, è come un pretesto per non dare importanza alla sua visione dello sfruttamento quasi universale. È facile, le persone non vogliono guardare questo aspetto della vita politica o sociale, dello sfruttamento, si dice. Dunque si invalida Marx perché oggi abbiamo una teoria economica più completa. Dunque, è misterioso questo campo, che cosa è vero, particolarmente quando si crede ricordare altre vite, ma quando la domanda pratica è prenderlo come una immaginazione capricciosa o prenderlo come verità. Quando si prende come verità, ti contribuisce alla tua vita, dà qualcosa, anche se fosse una verità simbolica. Bene, fermiamo qui.